Primo appuntamento con Blu TV, mentre continuano senza sosta i lavori al Palafacchetti, anche la squadra di Adriano Vertemati si prepara a quello che sarà il proprio esordio casalingo. Sarà al Palagnelli di Bergamo, sarà contro Rieti, squadra che nella prima giornata ha riposato visto il rinvio della propria sfida contro Napoli. Obiettivo riscatto per la squadra di Adriano Vertemati per una Blu Basket che ha iniziato con un passo falso in quel di Trapani. Ne parleremo tra poco con uno dei protagonisti, con Jacopo Borro. Dopo la sconfitta di Trapani, l'obiettivo è il riscatto. Jacopo Borra, pivot della BCC Treviglio. Cos'è mancato in questo esordio? È mancato un po' di grinta, forse perché eravamo contratti, dato che era il primo impegno, molti ragazzi giovani, tanta voglia di fare che però poi non si è espressa. E poi è mancato qualcosa di quello che avevamo preparato durante la settimana, che poi non siamo riusciti a mettere in pratica. Parliamo della Blu Basket che si sta creando, il campionato è iniziato, però c'è stata una lunga pre-season. La prima gara non può essere indicativa del valore generale della squadra. Tu sei da tanto tempo all'interno di questa società. Il tuo punto di vista sui nuovi compagni, sulla nuova squadra, sulla nuova alchimia anche? I compagni sono tutti ragazzi che capiscono la pallacanestro, sono tutti bravi ragazzi, che è una cosa fondamentale e penso sia anche una cosa che la Blu Basket ricerca comunque negli atleti che va a selezionare per fare la squadra. La prima partita di un campionato, come abbiamo visto l'anno scorso, come abbiamo visto anche l'anno prima, perché ero già qua l'anno prima, non vuol dire niente. L'anno scorso abbiamo perso contro una squadra che poi è arrivata molto dietro di noi e pur partendo male nelle sconfitte bisogna cercare di apprendere il più possibile. Da questa abbiamo appreso tantissimo sicuramente e vedremo di metterlo in campo già domenica, però, cioè sabato contro Rieti, perché giochiamo sabato, non domenica. Hai parlato del prossimo avversario, Rieti, che non ha disputato la sua prima giornata di campionato, visto il rinvio della gara contro Napoli, però che avversario ti aspetti? Una squadra tosta, direi rognosa, sono tutti giocatori con tanta grinta, tanta energia, magari a livello di talento individuale non hanno un talento come quello che aveva Trapani, però fanno della garra il loro punto di forza, hanno un pacchetto lunghi con molta forza e stazza e hanno parecchi esterni di valore. Tutti giocatori appunto di garra, di energia. Dobbiamo impattare la loro energia. Siamo all'inizio della stagione, andiamo un po' a vedere quelli che saranno anche gli obiettivi, sia personali che di squadra. A fine anno Jacopo Borra sarà contento se. Ma personalmente il mio obiettivo è migliorare il mio andamento dell'anno scorso e penso di avere tutte le carte in regola per farlo. L'anno scorso soprattutto avevo iniziato non benissimo, quest'anno mi sento già più in forma adesso rispetto a questo periodo l'anno scorso. Invece l'obiettivo di squadra innanzitutto è la salvezza e poi da lì sarebbe bello chiaramente riuscire a divertirci e andare più avanti possibile. Come abbiamo fatto l'anno scorso, che poi sull'area dell'entusiasmo si è fatto delle imprese che per adesso sono nella storia della Blue Basket. Certo, se noi le migliorassimo potremmo rientrare di nuovo nella storia della Blue Basket, non sarebbe male. Un inizio di stagione in cui non ci sarà il Palafacchetti, che è stata la cornice, il teatro delle gare più belle della scorsa annata.
un messaggio per i tifosi che comunque hanno risposto presenti in campagna abbonamenti, che comunque stanno già chiedendo su come raggiungere Bergamo, che si faranno sentire anche a qualche chilometro un po' più di distanza. Sono sicuro che ci saranno in molti perché non ci hanno mai deluso in questi anni e soprattutto in questo momento di nostra difficoltà ovviamente abbiamo bisogno di loro perché comunque difficoltà fino a un certo punto, però comunque i spostamenti, il non giocare in casa perché questo palazzetto alla fine è casa nostra e non potersi neanche allenare più di tanto nel palazzo in cui si va a giocare poi nel weekend. Ma so che loro ci saranno, saranno con noi e noi daremo tutto quello che abbiamo, come abbiamo sempre fatto, per insomma, farli divertire e per portare a casa la vittoria. L'esordio della Blue Basket sarà al Pala Agnelli di Bergamo. Come raggiungere il Palasport bergamasco, ma soprattutto news importante per i tifosi. Ritiro degli abbonamenti nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 presso il Pala Facchetti o anche sabato mattina dalle 10 alle 12. La società ha voluto andare incontro ai propri tifosi, ai propri abbonati, prevedendo un servizio di bus navetta che permetterà ai tifosi di raggiungere il palazzetto di Bergamo. È semplice, semplicissimo prenotarsi, basta chiamare il numero 339 182 94. Al via anche la prevendita per la prima sfida interna della BCC Treviglio, che vi ricordiamo sarà al Pala Agnelli di Bergamo sabato alle ore 21 in anticipo. Seconda giornata di campionato, due modalità molto semplici per acquistare il biglietto e per assistere alla sfida della Blue Basket. La prima tramite il servizio online Dimmita Ticket oppure tramite il nostro sito nella sezione biglietti online oppure tramite il Gemin Caffè che è uno dei nostri ticket point in Piazzetta Santa Giulia a Treviglio. Vi ricordiamo la prevendita sarà attiva dal giovedì oppure attraverso la biglietteria del Palagnelli come sempre un'ora prima della gara, quindi ci vediamo alle ore 20 al Palagnelli. Grazie a tutti, buon basket!